Sappiamo anche benissimo che sui fondi destinati ai migranti, quel famoso 35 euro, è vero che non vanno direttamente ai migranti, altrettanto vero che comunque le cooperative ci guadagnano. Io sfido chiunque a lavorare senza guadagnarci, e quindi diventa un business però guadagnarci anche legittimo, diventa un business, no, voglio dire, diventa un business, diventa un business nel momento in cui si fa di tutto per avere più persone possibili nella propria struttura per poterci guadagnare. E vi assicuro che gli esempi sono all'ordine del giorno. Mafia Capitale è uno di quelli. Quando si parlava, quando all'interno dell'operazione Mafia Capitale si parlava proprio di che si guadagna più con l'immigrazione che con la droga. Sì. Non lo dice la Lega, lo dicevano quelli delle cooperative che lavoravano, sì, che lavoravano in quella direzione. Io sono dell'idea che è vero che non bisogna mettere sullo stesso piano i profughi o comunque chi arriva con i disoccupati. È altrettanto vero che nel momento in cui devi fare una scelta perché i soldi sono quelli, è logico che molto probabilmente da parte delle bestie di turno si pensa che cioè è meglio registi, sì. Sì, infatti da parte delle bestie di turno si pensa che è meglio privilegiare i cittadini italiani che hanno bisogno, che sono tanti e che purtroppo, nonostante le cosiddette politiche che ha adottato il governo, comunque la situazione non sta cambiando, perché il più del 40% di giovani italiani è disoccupato e di conseguenza sì, allo 0,001% all'anno, però i fondi a disposizione sono quelli, e si cerca, secondo noi i fondi devono essere utilizzati per due cose: i cittadini italiani in difficoltà e per i profughi. I profughi, non per i migranti economici, per i profughi, sì. Sono una cosa totalmente diversa, allora, cosa che in Italia non viene senatore. Fatta.